Allora, una domanda molto facile, visto che l'hai accennato prima. Come nasce, diciamo, il bisogno di cambiare anche vita? Anche perché ci sono molti ragazzi che si avvicinano all'agricoltura e decidono di cambiare, di non fare un lavoro convenzionale e tradizionale, ma investono in quello che è qualche sogno, un sogno. Tu come hai fatto? Allora, io innanzitutto, diciamo, questa è una passione innata. Da quando sono nato io avevo questa passione, perché sono nato in questo oliveto. E vedere, cioè, praticamente io avevo un lavoro, io lavoravo nelle poste, quindi avevo un bellissimo stipendio, non lo nego. Però arrivato a un certo punto mi sono detto, è arrivato il momento di cambiare. Io sono nato in un oliveto e devo praticamente continuare a mandare avanti questo oliveto per passione. Quindi il bisogno di stare a contatto con la natura, il bisogno di vedere crescere una piantina, il bisogno di curarla, perché a me quando una piantina soffre, soffro anch'io. Ecco perché il contatto con la natura, il contatto con gli animali, perché uno può avere il cane, può avere il gatto, può avere le galline, il maiale, anche se poi la destinazione del maiale purtroppo è una destinazione, però siamo umani e ci dobbiamo nutrire. C'è stato qualcuno che però ti ha detto sei un pazzo a fare questa cosa e tu magari hai... Tanti, mi hanno dichiarato pazzo perché dice tu hai lasciato uno stipendio per avere una cosa incerta. Ma io rispondo benissimo, la cosa incerta c'è se la vuoi tu, se non la vuoi tu non c'è, perché io da questa azienda riesco a realizzare molto molto di più di quello che era lo stipendio, con tantissime soddisfazioni. Qual è la maggiore soddisfazione, se dovessi definirla, dicevi crescere una pianta, ma anche lo stesso fatto di non avere un padrone, essere tu il padrone di te stesso, quindi camminare in mezzo alla vita e alla natura? Certamente, tu ti alzi la mattina, sai che nessuno ti comanda, nessuno ti dice devi fare questo, oppure nessuno ti dice non sei in grado di fare questo. Questo, se sei in grado di farlo, è un merito tuo. Se non sei in grado di farlo, lo paghi tu in prima persona, lo paghi in prima persona. Quindi la più grande soddisfazione è alzarsi la mattina e dire devo andare a vedere quella pianta, controllarla per vedere se quel tipo di malattia l'ha superata, non l'ha superata, oppure vado a raccoglierla, oppure mi faccio una passeggiata e mi raccolgo la verdura da terra, la verdura selvatica. Queste sono le soddisfazioni. Andare a letto la sera stanco morto, perché sei praticamente stanco da un lavoro fisico, però con la mente rilassata. E ti dirò, io facevo le notti nel mio lavoro precedente, non riuscivo a dormire, non riuscivo a pigliare sonno. La sera poggio la testa sul cuscino e dormo tranquillamente.